Sognare si può, buongiorno, ce l'abbiamo fatta ad avere qui con noi Antonio Valleggi, benvenuto, buongiorno. Buongiorno Ivana, buongiorno ai tuoi ascoltatori e a tutti gli amici che ti sono vicini. È un piacere per me ritornare da te. A chi lo dici averti qua dopo tutto questo tempo, dopo tutto è stato più lungo questo tempo, mamma mia, interminabile. Finiva più e no. Ti sei portata una bella personcina, è una novità, è una news. Sì, mi sono portato la mia metà, la no? Tua metà. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie. Diciamo il suo nome, che lei ci tiene tanto. Sì, Rosa Maria di Carne. Rosa Maria, tutto un'unica parola, no Maria Rosa, no Rosi, no Rosemary, Rosa Maria. Ci Beh, tiene. D'altra parte è un bellissimo nome, effettivamente. D'altra parte, se non me la portavo, io qui non ci arrivavo mica, cioè. Tu ti cambi sempre sede, adesso questa è una sede graziosissima. Ma grazie. E questa dovrà essere, mi auguro, insomma, definitiva. Te lo auguro, finalmente. Proprio carina, graziosa e piena anche della tua anima, diciamo. Grazie. Del tuo profumo, del tuo sognare. Grazie. Beh, questa era l'idea e questo è un posticino un po' più mio, diciamo, sì, rispetto alle altre location, che comunque io ringrazio sempre, perché ogni passo ci porta, no, a raggiungere il nostro sogno. Certo, sì. Poi tu non hai mai smesso di sognare, e l'hai sempre dimostrato con caparbietà, volontà, inventandoti anche i luoghi più impensabili, ma per vero. Come lo scorso anno, se ti ricordi, io ti ho lanciato un'idea di fare delle trasmissioni sull'arena del teatro mentre è durante stato gli spettacoli, no? È stato emozionante, devo dire, ti ringrazio, perché è stato davvero bellissimo, cioè qualcosa per me di diverso rispetto al solito, perché anche se avevo fatto in effetti delle trasmissioni sul posto, comunque nelle varie location, ma mai direttamente sul palco. Che infatti mi hai fatto una bella sorpresa, ricordo la prima volta, dice ma sì, facciamo due interviste agli artisti. Sì. Così, e non so perché io avevo immaginato che avremmo fatto le interviste ma in un angolo, invece sono arrivata, tac, ci hai buttato sul palco, è stato devo dire bellissimo, sì, però sulla scena, la radio. Dentro il teatro, vedi, meraviglioso, è bello, ci volevi tu, no, devo dire, no, per creare questa liaison, nel mio caso. Ed è stata un'esperienza davvero bellissima, emozionante. Approfitto per salutare tutti coloro che in questa breve avventura, perché purtroppo il Covid ci ha interrotto sul più bello, per cui purtroppo, insomma, abbiamo dovuto, dopo le prime date, dopo Francesco Damiano e Vanessa Giuliani, esatto, che salutiamo, ciao ragazzi, ciao che miei cari amici, due interpreti divertentissimi, bravissimi. E purtroppo però abbiamo dovuto interrompere, però io, quando, solo per riannodare i fili del discorso, quando così il Covid ci aveva bloccato, io non ero così convinto che il blocco durava tanto. Io ho detto va bene, spostiamo di un mese, di due mesi. Infatti ci eravamo già organizzati per riprendere quegli spettacoli teatro, al Civico di Trino. E invece poi la chiusura è stata definitiva e ahimè veramente pesante, vabbè, ma questo è per tutti, non vogliamo variare. No, certo che no, ecco. Anche se, diciamocelo, il teatro ha patito, il teatro, lo spettacolo in generale, l'arte, diciamo, l'arte e la cultura hanno veramente patito, perché sono state bloccate in totos, tutto fermo. Ma poi anche la richiesta del distanziamento, e lo spettacolo vive del contrario, cioè vive di un pubblico che si ammassa, che si stringe ad ascoltare, a condividere
un'emozione. Io ricordo anni fa, se posso divagare un attimino. Ma divaghiamo, sì. Ricordo anni fa che io faccio a Maglione, che è un comune della provincia di Torino, saluto tutti gli amici di Maglione, che facevo uno spettacolo di Shakespeare in costume, e lo facevo all'interno di una situazione campestre, cioè agreste, no? Senza scenografia. Solo con gli abiti e senza illuminazione elettrica, cioè con l'illuminazione delle torce. Grandioso! E devo dirti, prima il pubblico veniva accompagnato dagli attori a visitare il paese, gli aspetti storici di questo paese, e si radunavano in questo spazio, in questo prato, ecco, in questo prato naturale, no? Ma tu non sai il pubblico come era tutto uno vicino all'altro, era una cosa veramente ancestrale quasi, cioè il buio, le fiaccole, e la gente si raduna intorno al fuoco, perché il fuoco protegge, scalda, e tutti sono vicini l'uno all'altro a condividere un'emozione. È stata un'esperienza bellissima, credimi. Ecco, per dire, ti credo, perché hai l'entusiasmo proprio negli occhi mentre ce lo racconti. Sì, no, ma è stato veramente bello, l'ho rifatto anche in altri comuni, però diciamo che forse il primo è stato effettivamente emozionante. E però era il contro quello che il Covid chiedeva, cioè esatto. Non avrei potuto fare, anche se oggi, visto che si posso fare, però come faccio a fare uno spettacolo del genere con il distanziamento, che il pubblico deve essere distanziato? Non è possibile, si perde questa energia. Esatto, è vero, quell'energia che ti tiene tutti uniti, esatto. Senti, prima che mi perda tutto, voglio fare un po' di saluti. Qualcuno è passato e io vi chiedo scusa, vi saluto tutti quanti, ma qualcuno ne vedo ancora, quindi voglio salutare Stefano e Rubio, voglio salutare Cesare Rasini, ciao Cesare, anch'io. Lucia Chiesa, tutte le persone che ci ascoltano e che ci stanno ascoltando, chiedo scusa ma i nomi mi sono passati e non me li ricordo più. Ciao! Però ciao anch'io, ciao! Vi ringrazio tantissimo per essere con noi. E se ci lasciate un commento io riesco a ricchiapparvi, se no purtroppo passano i pollicioni e qualche volta riconosco alcuni dei simboli, però non è facile per noi, però siamo contenti che ci stiate ascoltando e quindi vi mandiamo un salutone grosso grosso e continuiamo a raccontare, sì. Perché diciamo, questo Covid, abbiamo detto, eravamo rimasti, ci ha fermati, però non in realtà, a un certo punto, Antonio, non ce la facevi più. No, basta, devo ripartire. Ma sicuramente come tutti, il distanziamento, la mancanza di poter fare le cose normali che si sono sempre fatte, sia nella quotidianità ma anche in quello che è la nostra normale quotidianità, per noi che viviamo di teatro, di spettacolo, di arte, ecco, insomma di musica, che condividiamo questi aspetti. Per cui quando finalmente si è riusciti a capire che forse la ripartenza poteva esserci, e lo dico piano, sì. E che forse diciamocelo tra di noi, è una ripartenza che non avrà un nuovo blocco, speriamo che sia vero, no? Speriamo. Allora io che sono un teatrante, se io mi definisco tale, un teatrante da quando ero giovanissimo, ecco che subito mi sono proiettato sul teatro, sulla voglia di teatro. Ecco, a me è mancato il teatro sia da tutti i punti di vista, sia come spettatore, sia come autore, sia come regista, come attore, come il teatro in tutte le sue forme. Esatto, e tant'è che abbiamo chiamato questa puntata proprio così. Voglia di teatro. In tutte le sue forme, proprio come tu senti
come il tuo sentimento di questo momento, questo desiderio. Ivana, è proprio forte questa, anche se io, se devo definirmi, io sono un regista di teatro di parola, ecco, per cui quello è la mia connotazione, io faccio prosa, questo è, sono nato così e morirò in questo modo, però riconosco che il teatro non è solo la prosa, che il teatro è fatto di tanti modi di raccontarsi, per cui è fatto di danza, è fatto di lirica, di musica, di mimo, insomma, ci sono vari modi di esprimere il proprio racconto attraverso queste simbologie e sono tutte appartenenti al teatro, no? Per cui è chiaro che certe emozioni che si provano in teatro non si possono provare in altri modi. Con il web, certo, può essere un modo lo stesso di conoscerci, di raffrontarci, di vedere uno spettacolo, la televisione, il cinema. Certo. È ovvio, chi può disconoscere questi media? Assolutamente, sono importanti. Pensiamo al cinema, che capolavori hanno fatto, per cui, cioè, voglio dire, chi sono io per dire una cosa diversa da questa. Però l'emozione di una sala, del buio di una sala, di un palcoscenico, delle luci, del silenzio avviene un fatto, quell'emozione lo si può provare solo in quelle condizioni, nel teatro. Sì, ecco. sì, quello è vero, e tra l'altro con l'emozione della, tra virgolette, diretta continua, cioè nel senso che tu sei lì e vai, questo rapporto, questo scambio col pubblico. È un rapporto attore, storia, è un triangolo, l'attore, la storia e il pubblico. Basta la mancanza di uno di questi elementi, per cui quello che facciamo non è teatro. Sì, poi può essere qualcosa di usufruibile lo stesso, però non è quello che noi abitualmente chiamiamo teatro. Certo, a proposito di questo, che cosa hai combinato? Siamo ripartiti da dove ci siamo fermati? Con il Comune di Trino, che ringraziamo per la fiducia e la volontà che sta mettendo nella ripartenza, e ripartiamo, è una novità questa, perché in genere d'estate si fa all'aperto, invece no, noi i nostri due primi spettacoli che proponiamo li facciamo proprio al chiuso, all'interno del civico di Trino, di questo teatro, del teatro civico di Trino. Senti, approfitto, perdonami se ti interrompo, no, ma per unirmi ai tuoi saluti nei confronti del Comune di Trino, certo, perché ho avuto l'opportunità attraverso te di conoscere il sindaco, esatto, e quindi mi ha fatto molto piacere, è stata un'esperienza bellissima, quindi approfitto del tuo gancio, certo, e della tua presentazione degli eventi che adesso ci dirai, per unirmi ai tuoi saluti. Anch'io mi unisco ai tuoi, cioè dicendo a Daniele Pane, che è il sindaco, e a Giulia Rotondo, che è l'assessore alla cultura. Ricominciamo, ecco, anche questo è particolare nella nostra ripartenza, ricominciamo con uno spettacolo di danza classica, che il cui titolo già dice tutto, e uscimmo a rivedere le stelle. Mi fai venire i brividi. Adesso, come l'altro giorno quando ce ne siamo parlati, quando ci siamo parlati, perché sì, a parte che vabbè, è un titolo che già da solo è carico di significato, però non lo so, mi porta proprio a questo desiderio che raccontavi tu, questa voglia di uscire a rivedere le stelle. E allora no? Non potevamo ricominciare con spettacolo più indicato, veramente. Esatto, vero. Riuscimmo a rivedere le stelle della compagnia di danza Dam Danza di Torino, che è diretta dalla coreografa Daniela Chianini. Lo spettacolo verrà esibito, si esibirà domani, 2 luglio, a ingresso libero, quindi ringraziamo anche il Comune di questo sforzo che fa. Certo. Quindi
e vi invitiamo a venire numerosi ad aiutarci in questa ripresa, in questa ripartenza. Vi garantiamo, questo ve lo garantisco, sono disposto a chiedervi scusa se fosse il contrario, vi invitiamo ad una serata emozionante. Ecco, questo sicuramente sarà emozionante. Per la scelta delle musiche, per la scelta del contesto, per la bravura delle ballerine, lo ripeto, della Dam Danza di Torino diretta da Daniela Chiarini. Ecco. Però non è solo questa la data che hai creato, questo... perché ce n'è già anche un'altra e poi un'altra ancora. Sì, vabbè, cioè questo è, abbiamo detto, ripartiamo con un scimmio a rivedere le stelle, questo era proprio desideroso di iniziare così, è una parola non che ho inventato io. Sì, comunque, sì, ma rende l'idea di questa voglia veramente di... Sì, sì. Sì. Di ricominciare, di ripartenza, certo, di riemozionarsi, certo, attraverso lo spettacolo. Che è l'associazione di Trino con la quale io ho il piacere di collaborare e di occuparmi abbastanza, insieme ad Olga Cristina Manca della direzione artistica. Ciao, e a Teobaldo Busso per quanto riguarda gli aspetti più riferiti alla musica. Abbiamo messo tanta carne al fuoco perché il 25 luglio ci sarà il Si fa per ridere, che è un omaggio alla rivista italiana e ai suoi magici interpreti e soprattutto all'indimenticabile re della rivista italiana che è stato Erminio Macario, di cui il prossimo anno, nella prossima stagione 21-22, ricorreranno i 120 anni dalla sua nascita. Erminio è un patrimonio italiano, sentitemi dire, anche un patrimonio regionale. Un patrimonio assolutamente sì, esatto, esatto. Tutte e due, ecco, cioè è importante. E la rivista è un altro aspetto di come si fa teatro, di come ci... ed è come si racconta anche un'epoca, un costume, un modo di ridere piuttosto che altro. Sì, il nostro omaggio fa chiaramente l'occhiolino in modo marcato alla rivista di quegli anni. Certo, certo. Abbiamo il piacere di avere con noi Franco Barbero. Franco Barbero, cioè... è veramente, come dico sempre io, e allora ormai Franco Barbero è stato ha lavorato con Macario, con Walter Chiari, con Campanini, con la Boucher, ha fatto molto cinema, ha fatto l'operetta, insomma, scusate se poco, è veramente un testimone di un'epoca importante del teatro italiano. È ancora attivissimo perché lavora in moltissimi film, per cui è anche commedie sia a Torino che a Roma, per cui è ancora un giovane attore. Assolutamente, in erba. Però proprio. Con tanta esperienza, ecco. Esatto, esatto. E poi? E poi certamente la spalla, perché noi ovviamente la rivista ha tre figure fondamentali che sono il comico, la spalla e la soubrette. La spalla è chi poteva essere se non il mio amico, il nostro amico Riccardo Pellegrini. Ciao Riccardo, ciao, ti abbiamo Riccardo. Nominato, ti prego di non chiamare adesso in questo momento Antonio, te lo lascio fra 10 minuti. Che dalla Spagna ritornerà in Italia. Sì, grandioso. Questo spettacolo. E Riccardo Pellegrini ha già lavorato nella sua carriera con tanti personaggi di questo genere di spettacolo, con Molino, con Marchetti, comici di primo ordine, per cui adesso aggiunge questa esperienza con Franco Barbero e questo credo che faccia piacere a tutti. Assolutamente. E come soubrette abbiamo Mara Scagli.
alla Scagli, e c'è una piccola novità, nel senso che è un modo di operare un po' particolare, visto che noi pensiamo di fare tante date, tante repliche del Si fa per ridere il prossimo anno, e visto che Mara è impegnata sia come attrice che come ballerina che come cantante in tante altre in altre esibizioni, abbiamo creato il duetto Mara Scagli e Cristina Arru, per cui noi abbiamo in realtà due soubrette che si alterneranno a seconda. Ma che bello, cui, insomma, quindi insomma due, ce n'è due bellissime, esatto, donne, due bellissime, bravissime, bravissime, grazie, non è bravissime. No, certo che sì, assolutamente, quindi già sì. Abbiamo un bel connubio, una bella, insomma. Forse non lo sai, abbiamo messo, forse ti manca questo particolare. Vediamo. Abbiamo messo, perché nella rivista, beh, ovviamente abbiamo le ballerine del corpo di ballo della danza, che oltre a esibirsi il 2, verranno anche il 25. Il 25 nel Si fa per ridere, accompagneranno la rivista come balletto della rivista, questo è chiaro, ma abbiamo anche un cantante ospite. Dai. Come si faceva una volta, che la rivista, oltre ad avere il comico, la spalla e la soubrette, ballerina, aveva poi l'attrazione, che poteva essere un mimo, un comico. E non me l'avevi detta questa sorpresa, no? E come mai? E chi è il nostro cantante? Dici, ospite. Chi è? Chi poteva essere? Se non il nostro Teobaldo. Teobaldo, ciao. Ciao, ciao Teo. Teobaldo Busso, anche lui, quanto tempo. Veramente, bisogna che mi venga a trovare pure lui, digli qualcosa a questo uomo. Sì, me lo dico, ma d'altra parte lo sai che stavo per uscire un suo libro di poesie? Sì, lo so, e difatti, siccome lo sto un po' tampinando, no? Sì. Adesso quando appunto ci si potrà muovere, ci dicevamo, eccetera, eccetera, e dico, visto che abbiamo fatto un appuntamento con lui, abbiamo parlato di operetta, perché poi certo. Teobaldo è l'operetta, però dico, se mi esci con un libro di poesia vorrei venire a raccontarmi certo. La poesia, allora certo. E quindi mo vediamo se mi accontenterà. Ma sì, penso sicuramente che ti accontenta. Sì, no, sono convinta di sì, adesso veramente non vedo l'ora di poter fare con lui una chiacchierata anche su questo. Certo, e quindi iniziamo con due spettacoli che spero che avranno vita lunga. D'altra parte già abbiamo avuto, insomma, sia giornali che altri artisti che ci hanno confortato su questo, dicendo che effettivamente il prossimo anno dovremmo riuscire a fare molte repliche di questo. Ne sono convinta, perché sono due idee meravigliose. Faccio solo un attimo di saluti prima che mi perdo di nuovo. Prego. Anche questi nomi. Intanto vi ringrazio per essere con noi. Un salutone quindi ancora a Riccardo Pellegrini, che abbiamo nominato, e a Teobaldo che abbiamo nominato, e tutte le persone che abbiamo nominato fino a questo momento. Ma voglio salutare anche Saro Sorrentino, Andrea Taricco, Sergio Bertolotto, Paolo Guiso e tutti i nostri amici dell'angolo e amiche dell'angolo del confronto. In particolare voglio mandare un salutone a Gabriella Rotiroti, che ne è l'amministratore, perché questo gruppo Facebook, l'angolo del confronto appunto, raccoglie artisti di vario genere, da cantanti, artisti che si occupano di scrittura piuttosto che di pittura, qualcuno fa danza, qualcuno fa musica, tutti un po', infatti è un gruppo, dico sempre io, non siamo diversamente colorati, siamo diversamente, come dire, concentrati sulle varie cose, insomma ci piace spaziare. E quindi voglio mandare un salutone, siccome sono veramente tanti, ovviamente io
saluto tutto il gruppo, perché altrimenti 700 sono tanti da salutare uno a uno. E quindi... Sono forse un po' sfacciato nel dire questo, perché non lo dico assumendomene tutta la mia responsabilità nel dire questo, però in questo gruppo del confronto, non so, io inviterei Rosa Maria, essendo Rosa Maria, non l'abbiamo detto, ma Rosa Maria è una pittrice, una scultrice, insomma, nonna. Bravissimo, vedo che potrebbe essere interessata. Ne saremmo onorata. Grazie. Ne saremmo onorati assolutamente noi. Ti dirò che mi faceva piacere nominarli prima di tutto, perché è un gruppo veramente sempre in fermento, a cui io sono molto affezionata. Proprio per queste sfaccettature, sicuramente saremmo onorati noi di avere eventualmente te, se vorrai partecipare, per condividere tutte le tue passioni, proprio perché all'interno di questo gruppo c'è veramente un pochino di tutto quello che è passione arte, lo troviamo lì. È un modo per confrontarsi, alle volte creiamo... Veramente se ne occupa Gabriella, io l'aiuto, diciamo, le do un po' di supporto, di mostre, di eventi così piccoli o più grandi, a seconda anche delle possibilità del momento, perché questo Covid appunto ha fermato anche a questi, certo, questi tipi di eventi, perché abbiamo fatto una mostra che è stata terminata, chiusa la settimana scorsa all'interno dell'Aldo Baraldo. Ciao Alfonso, all'interno dell'Aldo Baraldo. Sì, perché c'era la possibilità di sfruttare, ci ha messo a disposizione lo spazio interno, proprio perché lui poteva far consumare le persone soltanto fuori. D'altra parte è una scuola di tango, lo spazio è molto grande, abbiamo avuto questa bellissima opportunità di far esporre gli artisti, e abbiamo esposto anche, guarda, te la voglio raccontare questa, i quadri fuori di testa che abbiamo creato nel periodo del lockdown, soprattutto quello molto duro, in cui ognuno di noi all'interno delle proprie case, con quello che aveva in mano, riproduceva un quadro piuttosto che una fotografia nota, un fumetto, eccetera, con quello che aveva in casa. Quindi, vabbè, io ho fatto la donna con l'orecchino. Sì, perché, ovviamente, come veniva. E ma quindi quelle foto, quella, ma ce ne sono tantissimi altri. E poi le sono state tutte stampate e le abbiamo esposte con tutti noi che ci siamo messi un pochino in gioco, e infatti abbiamo chiamati, la fantasia di Gabriella ha portato a creare questa cosa qui, questi quadri fuori di testa che vedremo di nuovo di esporre insieme ai quadri degli artisti. Cioè, era un piccolo angolo all'interno, certo, di una mostra più seria, diciamo, però quest'angolo di leggerezza ha creato veramente degli spunti bellissimi, ci siamo divertiti, era un modo per uscire pur stando in casa, e hanno partecipato in tantissimi, infatti ci sono tantissime foto in cui appunto con le nostre facciotte abbiamo ricreato i quadri, magari quelli un po' più noti, perché è più facile, no? Ricordarli rispetto magari a quelli conosciuti un po' di meno, con l'originale da una parte e la foto a fianco, così abbiamo strappato un sorriso. Per cui saremmo veramente felici e onorati di averti con noi. Tra l'altro, approfitto per coinvolgerti, perché io spero, anzi ti avrò ospite qui da me nei prossimi giorni, quindi state attenti a sapere, per sapere bene quale sarà la data, perché ci verrai a raccontare di un progetto che ci sta balenando così, sì, nella mente, che effettivamente anche in questo caso è nato, ovviamente, ma per non ripetermi da questa situazione che negli ultimi 4 mesi ci ha colpito. E mi sono sempre posta, essendo non solo pittrice ma anche insegnante, ed avendo insegnato comunque a leggere e interpretare le opere d'arte anche,
anche, mi sono sempre chiesta, ma quale tipo di lettura ognuno di noi può usufruire, adottare da un testo, da un'opera che per la prima volta vede, o che comunque, pur avendola sempre vista, non si è mai soffermato abbastanza. Esatto. Allora, è possibile che il pittore che ha realizzato quest'opera possa avere insieme all'immagine regalato qualcosa di se stesso, nascosto o in maniera anche molto eclatante? Ecco, quindi mi piacerebbe proprio scendere, smuovere un pochino, come permettimi il termine, le acque e attraversare questa pianura, attraversare questo stagno per poter arricchirci e arricchire chi ascolta, magari leggendo l'opera in maniera diversa, insomma, ponendosi altre domande, no? Che non sono poi quelle che normalmente studiamo e ci arrivano da una lettura, non dico frettolosa, attenzione, da una lettura altra. Diversa, esatto. E io trovo assolutamente interessante questo sguardo, diciamo, che ha un altro punto di vista. È bello nell'arte poter trovare i vari punti di vista, andare anche un po' a scavare oltre la superficie, no? Che può essere magari un'ottima tecnica piuttosto che una qualità, uno studio particolare del colore, se andiamo a parlare di quadri, piuttosto che se parliamo magari di scrittura, no? Tanto sentimento piuttosto che tanta altra, non so, se parliamo di libri possiamo parlare di un modo di scrivere profondo, legato al giallo, legato alla storia, e invece però possiamo andare a cercare l'umano all'interno dell'opera, mi sembra un ottimo punto di vista, un altro punto di vista. Provarci perlomeno. Certo, no? Certo, certo. Senza arroganza, però provarci, anche perché penso, se è vero che l'arte figurativa è la prima forma di espressione, di comunicazione, allora andiamo a verificare fino a che punto effettivamente lo è. Esatto. Quindi non vi diciamo altro per il momento, non svegliamo altro per il momento, questo per dire che Rosa Maria sarà qui con me mezz'ora intera a raccontare che cosa il progetto. Entreremo un pochino più nel merito per sapere che cosa accadrà, però no, basta, non vi diciamo nient'altro perché dovete assolutamente seguirci quel giorno per saperne di più. Interessante, perché comunque, come hai detto tu, sì, c'è sempre la possibilità, c'è un angolino o nel quadro oppure anche in un testo, anche nello sviluppo di un personaggio, che magari c'è un angolino, c'è una battuta, c'è una pausa, c'è uno che magari non sempre abbiamo colto, non sempre abbiamo analizzato, che ci può aprire un mondo diverso, un mondo nuovo di rileggere quel testo, quell'opera, ecco. Assolutamente, per cui mi sembra davvero molto molto interessante questo sguardo diverso sull'arte. Mi permetto di legarmi a quello, non so se perché si parla, poi i minuti fuggono. In realtà sì, il nostro tempo sta volgendo al termine, in realtà, però noi abbiamo ancora una cosa da dire. Almeno sì. Una data. Sì, ma infatti mi stavo quindi, legando proprio a quello. Esatto, ma sì, sì. Legavo questo aiuto. questo discorso, questo che stavate facendo con tu, con Rosa Maria, mi permette di legare l'ultima data che in questo momento possiamo confermare, tante altre verranno nel corso delle prossime settimane. Che è il 6 agosto a Vercelli, questa volta non al civico di Trino, con lo spettacolo Ridere con Chekhov. Ridere con Chekhov. E cosa, esatto, ecco, sì, e questa volta cosa vi convini? È un po' riduttivo, se vogliamo, come titolo, ma l'abbiamo scelto anche per sottolineare, per garantire, per spiegare meglio che questo grandissimo autore
Chekhov, di cui diciamo che in genere si ricorda per il Giardino dei Ciliegi, ecco, per dei capolavori drammatici. In realtà ha tutta una produzione minore, possiamo chiamarla minore, di atti unici, di atti brevi, di racconti anche brevi, dove lui è assolutamente scava nel mondo dell'epoca, nella società di allora, in modo irriverente e sarcastico. Per cui effettivamente vedremo, per chi non dovesse ancora aver conosciuto questo aspetto di Chekhov, un Chekhov che è assolutamente esilarante nella sua cattiveria. No, devo dire che sono onestamente curiosa di capire questo nuovo, cioè questo aspetto meno noto, perché sicuramente per molti probabilmente il personaggio è conosciuto a 360 gradi, ma effettivamente l'aspetto proprio così, il retruller non è tanto diciamo gli interpreti, se no mi, visto che ho poco tempo, ma certo, ecco, prego, sì. Abbiamo come interpreti abbiamo Cristina Olga Manca, chiaramente nella parte femminile, poi abbiamo due attori che sono Diego Garzino, no? E Davide Capostagno, e poi c'è un cameo interpretato da me, che faccio un servitore, diciamo, però ma mi hanno convinto, francamente io non amo molto fare la regia e recitare, perché se faccio la regia non amo recitare, però essendo un cameo mi hanno un po' convinto a dire che ero giusto nella parte del servitore, del vecchio sciancato quasi cieco e zoppicante servitore. Forse non c'era altra persona sulla piazza migliore di me, ecco, diciamola così. Sei meraviglioso, mi piace che hai questo, sempre questo modo così originale anche di dire le cose, patapin. Però è anche bello, sono curiosa di vederti sul palcoscenico. Sì, spero che verrai, non solo il 25, che viene anche il 6. Guarda, agosto. Io cercherò di esserci compatibilmente, diciamo, ovviamente con tutte le cosine da incastrare, ma mi farebbe veramente molto molto piacere, perché sono veramente curiosa. Va bene, di capire anche questo aspetto. In questa ripartenza nuova, sì, rivedere, poter ammirare tante cose un pochino diverse che prendono forma, no? Perché come mi hai detto, come ci siamo detti la volta scorsa nella nostra chiacchierata, uno ha avuto il tempo di pensare, concentrarsi su nuovi, diciamo, stimoli, e quindi di rivedere magari in maniera, come giustamente Rosa Maria diceva, con altri occhi, da altre angolazioni, l'arte è uno spettacolo che magari hai già anche interpretato, su cui hai lavorato, no? Sì. Già in passato, però aspetta che te lo porto in una maniera diversa. Sì, adesso è vero, io questo spettacolo in forma diversa, non con questa sfaccettatura, anni fa lo feci con altri attori come regista, sì. È già una rilettura di una mia vecchia regia, però non ha quasi nessun, è proprio un'opera nuova. Esatto, proprio questo il punto, cioè che proprio completamente sì, rinata. No. Ma d'altra parte il regista, quando si pone di fronte, inizia a produrre, cioè a produrre nel senso, intendo dire, ad allestire, a mettere in prova uno spettacolo nuovo, è sempre un viaggio nuovo, certo, per cui si porta sì il bagaglio dell'esperienza, però comunque sa da dove inizia, ma non sa dove arriva, certo, dove può arrivare, ecco, questo sì. Volevo salutare di nuovo Ivana e ringraziarla di questa opportunità, e salutare tutti gli amici e tutti gli ascoltatori di questo sogno, di questa radio che è un Grazie. Sogno.
Sì, sognare, noi dobbiamo, siamo sognatori. Sì, speriamo di realizzare, che tutti noi, che tutti voi possiate realizzare i sogni. Ecco, questo. Sì, grazie, 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 ce lo auguriamo veramente tanto. Io ringrazio tantissimo entrambi di essere stati con me oggi. Ringrazio te Antonio perché sei ripartito col tuo solito entusiasmo. Diciamo, non ci hanno ancora liberato, già sono partite le date, già c'è tutto questo fermento e ne sono veramente felice. E ringrazio te Rosa Maria perché tornerai a trovarmi con delle bellissime novità. Grazie. E noi le novità, come dico sempre, ci piacciono. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Sognare si può. Alla prossima. Our hearts, listen to